Nessuna schiarita sul fronte delle guardie mediche. Anche per il mese di giugno rimarranno disattivati i presidi dei comuni di Gabicemare e di Vallefoglia, mentre per quello che riguarda Pesaro il servizio sarà garantito solo nel weekend. Una problematica che continua e che si riflette nell'intasamento dei pronto soccorso del territorio, una problematica che vede anche disattendere alcune promesse fatte a marzo, come confermato dal consigliere regionale Andrea Biancani, da mesi attivo sulla questione. Beh, devo dire che questa cosa delle guardie mediche è veramente inaccettabile. Sono oltre 6 mesi che una città come Pesaro, che è la seconda città delle Marche, ma anche il comune di Vallefoglia, anche il comune di Gabice, quindi tutto il territorio del pesarese, ma non solo, perché lo stesso problema ce l'hanno anche in altri comuni del nostro entroterra, non si trovano le guardie mediche. E questa giunta regionale si è rappresentata dicendo che avrebbe non solo mantenuto i servizi esistenti, ma che avrebbe aumentato i servizi ai cittadini. Sono quasi oltre un anno e mezzo che sono arrivati, i servizi stanno continuando a diminuire, il servizio di guardia medica quando c'eravamo noi era comunque garantito e 6 mesi interi territori senza guardia medica ritengo che sia veramente molto grave. A marzo era stato sottoscritto l'accordo tra la Regione Marche e i sindacati per trovare, come dire, un accordo che prevedeva un aumento delle tariffe orarie che potevano essere date ai medici che appunto decidevano di fare la guardia medica. Il tema della pandemia si sta riducendo, quindi i medici non sono tutti impegnati per quanto riguarda le vaccinazioni o le USCA. Inizialmente, come dire, il motivo per cui erano state chiuse era perché i medici preferivano fare o i vaccini o andare a fare i servizi domiciliari attraverso le USCA. Oggi questi servizi praticamente sono stati completamente ridotti e quindi non riusciamo veramente a capire il motivo per cui si continuano a dare questo servizio ai cittadini. Soprattutto in un periodo è già stato confermato che per giugno questo servizio non verrà riattivato. Ricordo che noi siamo delle località turistiche e quindi d'estate aumenta la quantità di persone che c'è nel nostro territorio e queste persone che dovranno, come dire, fare una visita saranno costrette molto spesso ad andare al pronto soccorso, andando ulteriormente a creare ulteriori problemi al pronto soccorso di Pesaro. Devo dire che proprio qualche settimana fa l'assessore aveva dato garanzia almeno per luglio e agosto per quanto riguarda la guardia medica di Gabice e la Potes. Mi auguro che almeno questo impegno venga, come dire, venga rispettato, perché lasciare una località turistica come Gabice senza la guardia medica e senza neppure la Potes sarebbe veramente molto grave.